Capisco perché mi abbiate chiamato. E questa cosa mi disturba molto, commissario. Io mi chiedo, ma come vi è venuto in mente di interrogare proprio me? Guardi, commissario, io glielo dico ora e non glielo ripeto più. Questa cosa avrà conseguenze su di voi, sulla vostra struttura e sulla vostra persona in particolare. Bene. Bene. Allora, cosa mi voleva chiedere? Ah, voleva sapere se ho ammazzato un uomo. Commissario, ma io ho ucciso nella mia carriera molti uomini, donne, anziani, poco adatti a stare nella società, soprattutto poco onesti e rispettosi. Uccidere. Ma che significa? Io lo chiamerei piuttosto un servizio sociale. Sì. Un servizio sociale fatto alla comunità. Lei mi insegna che le mele marce vanno buttate nel macero, vero? E dunque, qual è la mia ricompensa per aver tolto dal cesto le mele marce? Dov'è? Dove me l'avete messa? In fondo al bidone della spazzatura me l'avete messa! Commissario, non mi faccia domande astruse! Io non ho ucciso quest'uomo. Non solo inutile, ma meschino, schifoso. Io mi sarei limitato a calpestarlo come un insetto. Sì. Oppure lo avrei calciato se avessi potenti zoccoli. O l'avrei incornato se avessi avuto delle corna da toro. Commissario, è troppo facile pugnalare un uomo. Bisogna saperci fare. Se vuoi schiacciare un uomo, prima lo ferisci e poi lo pesti. Pesti. Oh, ma che fame pensare al pesto. Ma, oh cielo, ma è una vita che non mangio un buon pesto alla genovese. Lei no? Va bene. Non divaghiamo. Allora, ascolti, vorrei soltanto che lei mi facesse una cortesia. Quando avrà arrestato quest'uomo, vorrei che me lo presentasse, sì, per ringraziarlo e per dargli qualche lezione, sì? Qualche lezione di come si assassina un uomo, ma in maniera elegante, serena e distinta. Ecco, tutto qua, commissario. Le porgo i miei, appunto, distinti saluti. E tolgo il disturbo. Digiuno serrato per un mese. Incappucciatelo e legatelo!